questo è il trampolino di lancio, la prima volta, e credo che stia andando abbastanza bene. Abbiamo avuto fortuna nella giornata, di prendere una giornata che non troppo calda, allo stesso tempo però che non piovesse, altrimenti non sarebbe potuto essere effettuato. È una buona iniziativa perché siamo giovani, ci fa piacere promuovere questo territorio e grazie alla collaborazione di Laura abbiamo avuto questa occasione. Infatti ogni struttura qui è qui proprio per promuovere il proprio prodotto all'interno di un percorso dei Campi Flegrei. Laura Gambacorta, possiamo definirla una scampagnata 4.0? Ma sì, diciamo, mi piace come definizione, grazie, la rubo. Sì, allora oggi l'idea era, avendo Borgo 50, una sala interna, ma avendo uno spazio esterno molto molto bello e godibile, abbiamo pensato insieme a Erasmo e Rosario di animare questo spazio esterno, questo giardino, coinvolgendo una serie di artigiani del gusto, e quindi ovviamente la gran parte delle preparazioni viene effettuata ovviamente dalla brigata di casa capitanata dallo chef Nicola Scotto di Luzio. Però abbiamo messo insieme un pizzaiolo, Francesco Gallifuoco della pizzeria Franco di Napoli, un pasticciere, Gianluca Ranieri della pasticceria Ranieri di Napoli, un produttore di latticini e formaggi che oggi è presente con i formaggi e le forme del latte di Nola, e poi abbiamo coinvolto la birra Menabrea, l'acqua Ferrarelle, gli ambasciatori del sigaro, del club del sigaro italico, aspetta scusami, non so se mi ricordo se ho definito bene, e insomma l'idea era quella di dare, insomma, fare un percorso tra dolce e salato, ma soprattutto per far conoscere a quelle poche persone che ancora non sanno quanto è bello Borgo 50, questa struttura, questo piccolo gioiello nei Campi Flegrei. Colorato e ricco anche lo spazio Beverage. Laura, ci racconti quali sono i marchi che hanno collaborato a questa bella giornata? Sì, allora abbiamo una proposta di birre con Flensburger e Menabrea. Per quanto riguarda i vini, siamo andati sul territorio con le cantine La Sibilla, che hanno una proposta di un bianco, una falanghina e di un rosso. E poi anche per i liquori siamo rimasti in un'azienda prettamente campana, cioè l'antica distilleria Petrone, che è presente col Guappa, che è il primo liquore a base di latte di bufala campano, e l'Amare, che è l'unico amaro alle erbe realizzato, insomma, con le erbe del giardino inglese della Reggia di Caserta.